dalle altezze, dagli stretti dirupati sentieri, discesero altra volta le truppe mercenarie di Carlo VII di Francia, i battaglioni di Lesdiguières, i bruni morioni spagnoli di Don Rodrigo di Toledo, gli agili soldati di Luigi XIV e gli ardenti rivoluzionari francesi. Su queste vette e per quei sentieri salirono combattendo i forti figli delle Alpi, i valorosi reggimenti piemontesi di Carlo Emanuele I e di Vittorio Amedeo II. Assai volte la Valle Quieta, bianca di neve, si scosse e mandò echi lunghe al tonar delle artiglierie del forte, al cozzo delle picche e delle mazze ferrate. Exilles, un forte, tra le montagne come una nave, gigantesca prua bloccata nei ghiacci, quanti fucili da feritoie precise, per guardare, per sparare, contarsi, diventare pietra per paura, per coraggio, forti come il forte e non spezzarsi, non mollare e ancora sparare. Provincia francese, Delfinato di Francia, quando altre mura in questo stesso luogo esibivano questo stemma e i cannoni sparavano a valle. I sassi son pietre o son sassi? Pietre. Pietre e altre pietre. Archi perfetti. Quali mani? Con quali strumenti? In quanto tempo? Il tempo. Il tempo è la pioggia, è il sole, è la neve, è altra neve. Pietre su pietre, fino ai tetti. A lanciare ponti per non entrare, per non uscire, poi per andare, per ritornare. Teste dure, come leoni. Infine, se ne sono andati via e la pietra si è rotta. Il forte si è rotto. Gigantesco gioco di roccia. Eppure qui hanno fiatato, respirato, urlato, comandato e la pietra abbandonata ha gridato. Exiles. La montagna dentro. Si incomincia a scendere, per poi salire, e ancora scendere e risalire. Tra tante scale, una detta del paradiso, dritta dritta invece per l'inferno. Pane e prigioni. Com'è importante il fuoco. Per vedere, per scaldarsi, per macinare e farlo il pane. Qui i soldati sono muli. Forti e resistenti come muli alati. E la penna li distingue. Il corvo. Il falco. L'aquila.
70 metri. Il pozzo. Un solo desiderio. Scappare via per ritrovare e raccontare sempre e per sempre la stessa storia, fatta di storie identiche e pur diverse, e ritrovare quell'albero come quest'albero. Risalendo queste rampe oggi, vien voglia, è certo, di conoscere e sapere. Perché, ad esempio, di questi anelli? Uno poi così radente il suolo, a tirar su i cannoni e altre armi. Può capitare ad orecchie attente di sentire, di ascoltare ancora i passi. Erano 2000, 2000, certo, tanti, troppi alle volte per questa corte del cavaliere. E così ancora immaginare di sentirli muovere, cantare in veneto o in lombardo o piemontese e altri dialetti. Echi profonde da queste mura. Femmina scende la notte. Per ora, per quest'ora, per questa volta ancora.